video. Oggi sono insieme a Filippo Cannata, un lighting designer. Ciao Filippo, benvenuto. Ciao Valentina. Ciao. Intanto ti ringrazio infinitamente perché, diciamolo subito, questa è la prima di una serie di video dove affronteremo il tema della luce, un tema molto particolare che tu hai sviluppato egregiamente con la tua professione. Quindi intanto ti voglio ringraziare per questo tempo che mi stai concedendo oggi. Io devo dire che sono molto affascinata dalla tua professione e quindi ti chiedo, raccontaci un po' in che cosa consiste il tuo lavoro e perché il tema della luce è molto importante, soprattutto all'interno di un'abitazione. Allora, cara Valentina, io ti ringrazio davvero tanto perché devi sapere che la mia è una professione un po' nascosta, non è molto nota ai più e per contro il tema dell'illuminazione della casa è un qualcosa di straordinariamente importante. Straordinariamente importante per il semplice fatto che la casa è importante per l'uomo. Quindi se considerassimo solo per un attimo l'importanza che riveste la casa per l'uomo che la abita e quanto tutto ciò che c'è all'interno della casa, che significa i ricordi, significa gli affetti, significa le memorie, significa la propria famiglia, le persone a cui vuoi bene, eccetera, eccetera, l'arredo, i colori, l'architettura, la luce. E quindi quando si parla di luce in una casa si parla di una condizione di benessere, si parla di una condizione anche emozionale. Insomma, si parla di uno degli elementi dell'architettura che spesso non viene molto considerato o quantomeno viene trattato con una certa superficialità. Ecco che qui probabilmente sarebbe il caso di rivolgersi a qualcuno che in qualche maniera mastica l'argomento, ma che soprattutto più che masticarlo lo vive con una intensità e una passione che è quella che mi accompagna e che credo che sia forse l'unica leva possibile per poter parlare con cognizione di causa di quale potrebbe essere il reale valore e la reale efficacia, il vero risultato che si riesce ad ottenere in un'abitazione dopo aver pensato, studiato e messo in pratica un progetto di illuminazione. Ma tu come hai iniziato? Qual è un po' la tua storia? Come ti sei avvicinato a questo tema così importante della luce? Beh, qui ti confido un piccolo segreto. Il mio interesse nasce diversi anni fa oramai, ma nasce da una curiosità straordinaria verso la luce naturale, la luce della luna soprattutto, ma anche quella del sole. Uno degli elementi che ci contraddistingue e che più mi affascina è la luce del Mediterraneo. La luce del Mediterraneo è una luce nostra, è una luce di chi vive come me nell'ombelico del Mediterraneo, perché insomma io vivo in una zona del centro-sud, vivo in Campania e se consideriamo l'Italia un ponte a sbalzo sul Mediterraneo è semplice immaginare quanto la luce del Mediterraneo ci restituisca dal punto di vista della comunicazione, quanti sono i messaggi che ci dà dal punto di vista dell'intensità, dal punto di vista del colore, delle variazioni cromatiche durante la giornata. Insomma, tutti questi fattori mi hanno da sempre affascinato, così come mi ha da sempre affascinato la notte, mi ha da sempre affascinato la luce della luna e sai, poi la notte è affascinante per un altro fattore, che il buio in natura non esiste, così come non esiste il silenzio in natura. Quindi c'è sempre quell'impercettibile, quel po' di luce, che in questo caso è la luce della luna, e anche quando la luce della luna non c'è, c'è sempre luce in un giardino, e questa è una cosa che ti affascina, perché sembra che quel po' di luce, anche quel po', non ti lascia mai solo, non ti abbandona. Ecco, allora io, preso e coinvolto da questi piccoli misteri, da queste curiosità, chiamiamole così, all'inizio ho avviato la mia carriera, i miei studi attraverso delle accademie specifiche poi che vengono fatte, nel mio caso specifico sono partito per l'estero perché all'epoca, circa 30 anni fa, l'unico riferimento possibile era negli Stati Uniti e quindi è lì che io vado ad approfondire un linguaggio e vado ad esaudire una mia curiosità. Poi ritorno in Italia e continuo i miei approfondimenti cercando di adeguare queste conoscenze tecnico-scientifiche alla pancia, all'emozione che è poi la vera
la vera leva, che è la vera, il vero elemento che mi interessa all'interno del progetto vero di illuminazione. Ok Filippo, questo è il primo di una serie di video che andremo a realizzare insieme, e per questo già ti ringrazio, dove analizzeremo e sviscereremo il discorso, l'argomento della luce e della sua importanza all'interno di una abitazione e di una villa soprattutto. Te la senti un po' di introdurre l'argomento e di far capire a chi ha la pazienza e la curiosità di ascoltarci in che modo la luce è importante e può valorizzare un'abitazione? Beh, certamente. Il concetto primordiale, diciamo, la base dalla quale farei partire il tutto è ricercare una luce specifica per la casa, partendo da un presupposto importante che a me è molto caro e che è il seguente: la casa è l'unico luogo al mondo in cui l'uomo si sente al sicuro. Ecco, per dare ragione a questo concetto c'è bisogno che all'interno dell'abitazione, come dire, il tutto vada in armonia. Quindi la luce deve essere uno degli elementi dell'architettura, in armonia con tutto il resto e dosata ambiente per ambiente. Cioè mi deve dare questa sensazione di passaggio dal salone al corridoio, dal corridoio al bagno, dal bagno alla camera da letto, e io voglio trovarmi in mondi che riguardano quel microspazio. Quindi la luce della camera da letto non sarà mai uguale alla luce in cucina, che sarà a sua volta diversa dalla luce del salone. Sarà diversa nel tono, sarà diversa nell'intensità, sarà diversa nel ritmo. Ma tutto questo lo approfondiremo. Dove possiamo trovarti? Dove possiamo leggerti? Perché io so che tu hai scritto anche un libro, giusto? Hai anche un blog, un sito internet di riferimento? Sì, noi siamo attivi sul mio blog filippocannata.com, dove scrivo e racconto delle mie esperienze di lavoro, le più simpatiche, momenti di approfondimento e altro. E dopodiché ho racchiuso le 3-4 esperienze che porto con me nei miei lavori quotidiani all'interno di questo libro, Le stanze della luce. E il titolo non è un titolo a caso, appunto le stanze derivano da quello che per me è il riferimento primo dal punto di vista del professionale, che è proprio la casa. Il valore che per me ha un progetto di illuminazione, la luce in una casa, è un valore supremo. È l'argomento che mi tocca di più, che mi coinvolge di più. Per questa ragione Le stanze della luce in qualche maniera racconta delle storie che hanno a che fare col tempo, che è fondamentale per apprezzare la luce, che hanno a che fare con il colore della luce, che hanno a che fare con l'emozione. Quindi hanno a che fare con degli elementi straordinariamente importanti, perché quando si parla di atmosfera bisogna essere consapevoli che per avere l'atmosfera c'è bisogno di far entrare in campo anche la luce della candela, e per apprezzare la luce della candela bisogna cercare di mitigare un po', no, le potenze, le violenze della luce, sia naturale che artificiale, e andare verso uno stadio del poco, del tranquillo, del comfort in generale. Ecco, tutto questo è raccontato nel libro, dove spiego un po' quali sono alcuni piccoli segreti dai quali traggo spunto per questi miei pensieri e per questi miei confronti nel momento in cui mi attivo sul progetto. Benissimo, infatti è un tema davvero affascinante. Se volete scoprirne ancora di più su Filippo, come abbiamo detto, potete visitare il suo blog filippocannata.com o leggere il suo libro Le stanze della luce. Se invece volete scoprire altri video, potete iscrivervi al mio canale YouTube Video Architettura Contemporanea o lasciare un mi piace alla pagina Facebook Video Architettura Contemporanea. Grazie ancora Filippo. Grazie a te Valentina. E alla prossima. Ciao.